cioccolato che passione, per alcuni quasi una dipendenza. Gli sono state attribuite doti antidepressive a causa della stimolazione di alcune sostanze che interagiscono con il tono dell'umore, afrodisiache, energizzanti, ma diciamo chiaramente che per molti è una semplice coccola che ci concediamo ogni tanto, anche se noi italiani non siamo dei gran mangioni di cioccolato, in media ne consumiamo 4 kg all'anno contro i 9 di svizzeri e tedeschi. Ecco spiegato però il grande successo di quelle manifestazioni in cui la cioccolata, soprattutto se di grande qualità ed artigianale, è la protagonista assoluta. Ma nel vasto panorama di questa tipologia di eventi, uno su tutti si distingue da quasi 10 anni nella nostra provincia. Ciocco Visciola a Pergola, la festa del cioccolato e del visciolato, perché presenta un'unicità assoluta, ovvero l'abbinamento di un'eccellenza territoriale di alta qualità, come appunto la visciola ed il cioccolato. Noi sappiamo che al cioccolato gli abbinamenti sono molto difficili, soprattutto di vini e di bevande, e secondo gli enogastronomi, i migliori enogastronomi italiani, il visciolato se la batte solo con lo sherry e il Barolo chinato e sembra addirittura avere la meglio. Ovviamente il visciolato deve essere prodotto secondo le antiche tradizioni delle nostre comunità e dei nostri territori, con visciole provenienti soltanto dal territorio di Pergola o del territorio circostante. Il 7, l'8 e il 9 dicembre il centro di Pergola sarà animato da eventi, spettacoli, espositori che occuperanno una superficie di 5.000 metri quadrati, dove 1.500 saranno destinati alle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, tra le quali anche il tartufo bianco pregiato, un Christmas Village Store dove trovare gli articoli natalizi più sfiziosi ed accattivanti ed un villaggio di Babbo Natale per la gioia dei più piccoli, ancora più grande dell'anno passato, 650 metri quadrati, ma i protagonisti assoluti saranno i maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Debutto, novità per questa edizione, il cioccolato siciliano di Modica, che ha ottenuto primo al mondo in assoluto la denominazione IGP. Saremo presenti a Pergola con tutti i prodotti di pasticceria siciliana, quindi la nostra pasta di mandorle preparata assolutamente priva di farina, quindi senza la farina aggiunta, ma prodotto di frutta, soprattutto in questo periodo in cui l'Unione Europea ci ha riconosciuto l'IGP, e ovviamente cioccolato di Modica, che ha una preparazione particolare definita cioccolato freddo, proprio perché viene lavorato a una temperatura non superiore ai 45 gradi. Per il coprotagonista di questo matrimonio, il visciolato, ci penseranno i produttori locali, che per assicurare una qualità sempre più alta del prodotto stanno pensando a breve di costituire un consorzio ad hoc. Sì, stiamo pensando a un consorzio per, diciamo, regolamentare in modo piuttosto severo, serio direi, la produzione del vino di visciola. Chiaramente questo prodotto ha delle caratteristiche diverse un pochino a seconda del produttore che lo produce, perché ognuno ha il suo tocco che pensa che sia il migliore, e quindi c'è soltanto da riunirci, e lo faremo prima del mandato, della fine del mandato del nostro sindaco, e poi andare dal notaio e regolamentare e così dare un'ufficialità legale a tutta la cosa.